Uno dei fenomeni problematici in caso di terremoto con gli edifici, specialmente nei centri storici, quando gli edifici sono molto vicini tra di loro, è anche quello del martellamento tra edifici diversi. Guardate cosa succede se io aziono la piattaforma e quindi simulo ovviamente un movimento sismico. Modificando la frequenza e quindi facendo in modo che questo edificio di media altezza entri in risonanza con il movimento del terreno, e quindi andando a seguire, a trovare la oscillazione propria, diciamo, il modo di vibrare naturale proprio dell'edificio, guardate che cosa succede. L'edificio ovviamente si muove tantissimo. Guardate che cosa sta facendo. Sta martellando un altro edificio di fianco. Quindi quando gli edifici sono vicini e abbiamo appunto questi fenomeni, vedete, il rischio è proprio quello di avere un edificio che va a danneggiare quell'altro, che magari di suo starebbe già in piedi senza nessun problema.